Ok, salve a tutti, Let's Player, il mio nome è Fergamer85, siamo in questo nuovo video. Ragazzi, io sto facendo questo video così breve, ma veramente perché ho bisogno di parlare con voi. Cioè, non lo so delle volte cosa gira nella testa delle persone. Mi riferisco, perché dico così, mi riferisco al video di ieri, al famoso video al quale ho detto che mi sarei trasferito su Twitch. Io praticamente ieri in quel video avevo detto che il motivo per il quale mi stavo trasferendo su Twitch era perché uno, la community, diciamo, un attimino migliore in confronto a quella di YouTube, anzi è completamente diversa. Due, diciamo, attualmente quella piattaforma Twitch è la migliore, infatti un po' tutti si stanno spostando lì pure a livello proprio di guadagno, ho detto, perché comunque detto si guadagna bene, proprio, ma è qui casca l'asino, perché appena ho detto queste parole c'è stato uno ci sono stati come al solito i soliti commenti del cazzo sotto il video. Ma tu avevi detto che praticamente nella descrizione del canale non facevi video per guadagnare. Ok, è vero, l'ho detto, ma dovevate aspettarvelo che per una minima, almeno una minima parte, penso qualsiasi YouTuber si aspetta magari, se riesce, se ne ha la possibilità, se riesce, o chiunque lo faccia, pure per una minima parte lo fa per un riscontro economico. Poi ci può essere la passione e tutto quanto, però in una minima parte dovete ragionarla su questa cosa, che il riscontro economico c'è sempre. C'è sempre, non ci è inutile. Non ci prendiamo per il culo, che qua diciamo sì, tutti siamo bravi a dire, ma lo faccio per, io lo faccio per passione, io così, io colì. Però da una parte, almeno un minimo, parlo di una cosa generale, di un po' tutti i YouTuber, un minimo, diciamo, nella speranza di guadagnarla qualcosina, parlo di YouTube oppure per chi fa streaming su Twitch. Un minimo per uno youtuber o per uno streamer, un minimo di guadagnato, non per niente molti degli youtuber più famosi, tipo Zeb89, Ciccio Gamer, Fraus, parliamo di videogiochi, tutti mo si stanno trasferendo su Twitch, alcuni già l'avevano fatto, alcuni già lo facevano di loro, che comunque su Twitch praticamente si dedicavano quasi giornalmente a fare streaming. C'è chi poi, come Zeb, per dire, come Zeb o Ciccio, hanno deciso in seguito di trasferirsi. Zeb l'ha fatto più che altro perché si è reso conto che ormai con YouTube è un problema di un po' tutti, sia big che non, ormai non si sta riuscendo più a lavorare, perché dovete considerare che alcuni YouTuber, voi rompete i coglioni, parlo in generale sempre, non tutti, rompete i coglioni con la questione, ma lo fai per i soldi. Non capite che la gente, per portarvi quel contenuto che a voi piace, lo fa come lavoro. Ci paga le tasse, paga le bollette, si paga il mangiare, si paga tutto. Voi non la capite questa cosa. Per voi è tutta una cosa extra, dietro stare lì al computer a giocare, a registrare, montare via tutto e via. Buonanotte, sognatori. Cioè, ragazzi, voi non la capite questa cosa. Io, per dire, d'altro canto, come passione che possiedo, da una parte spero vivamente che per me YouTube potesse diventare, o magari Twitch, se ci fossi riuscito, poteva diventare un lavoro. Ci spero, ci ho sempre sperato, in un certo senso, anche se l'ho sempre fatto per passione, non l'ho mai fatto per i soldi. Diciamo, il fatto dei soldi è stata forse una minima parte, forse l'1% del 99 è stato. Infatti, se avessi voluto fare lo YouTuber che aveva i soldi, vi avrei portato i contenuti di merda, i contenuti che vedono tutti. Avrei portato Fortnite, avrei portato Clash Royale, avrei portato GTA, avrei portato Red Dead Redemption 2. Cioè, oddio, Red Dead Redemption 2 a me come gioco piace, per carità. Come mi è piaciuto l'1, mi piace anche il 2. Però, per farvi capire, era un esempio, avrei portato FIFA,
Cioè, avrei fatto quello che fanno un po' tutti alla fine dei conti. Ragiona, ragazzi, io il mio obiettivo è quello di farvi ragionare su queste cose. È vero, molti dei soldi mo li sto investendo sul canale perché col fatto del computer nuovo, il monitor che mi sta arrivando, il fatto che ho aggiustato il joystick, per dire questo, ragazzi, l'ho fatto aggiustare, che aveva il problema del cavo. Non è che mi sia costato pochissimo perché. Vi dico, la riparazione del cavo 20 euro mi è costata. 20 cazzo di euro che mi sono sudato per farvi capire. 20 fottute euro. Che io questo lo pagai originale 35. L'ho presi 3 anni fa, l'ho presi. Per Natale, il periodo di Natale l'ho preso. Per farvi un esempio. Oppure molti dei giochi che vedete nelle mie collezioni, quelli sono tutti i soldi che ho praticamente mi sono sudato. Nessuno mi ha regalato niente, fidatevi. Certo, se c'è stata l'occasione, magari qualche festa, qualche cosa, qualcosina, sì, però quasi tutta la roba che vedete, dal computer al monitor, la webcam, il microfono, tutto merito di sacrificio e dedizione. La scheda di acquisizione per la PlayStation, cioè tutto quello che vedete sul mio canale è stato tutto merito mio, che mi sono fatto tanto di coglioni, due coglioni così. Poi dicono la gente, poi dice la gente, ma stai sempre dietro al computer a giocare. Vorrei vedere te a fare lo YouTuber, perché finché si tratta di registrare e giocare, lì viene la parte bella, ma quando poi ti devi fare tanto di mazzo, due palle, devi farti un mazzo così per fare editing, allora ti voglio vedere se non capisci quanto il lavoro dello YouTuber sia difficile. Cioè, e parlo io, che come canale sono piccolo, 135 iscritti. Immagina per dire Favij che ne ha quasi 5 milioni, o Ciccio che ne ha 2 milioni, o Dexter per dire, o tutti coloro che comunque i Me Contro Te, i Pantellas, tutti gli YouTuber che comunque hanno la loro carriera, esiste da anni e che comunque si fanno ogni giorno sempre tanto di mazzo. Io vorrei dire, no? Nessuno a loro ha regalato nulla, loro si sono impegnati con sacrificio e dedizione e sono riuscito ad arrivare dove sono oggi alla fine dei conti. Quindi non prendiamoci per il culo perché tutti siamo bravi a dire ma lo fai sempre per i soldi e così un minimo di riscontro economico da parte di tutti c'è sempre. È inutile dire, ma lo faccio per uno dice lo fa per passione. La passione sì, ci sta, ma c'è sempre, ricordate, quella minima parte di un riscontro economico. Detto questo, raga, non voglio più tornare sull'argomento. Poi, tra l'altro, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi per la questione tra YouTube e Twitch è che maggiormente su Twitch caricherò dei gameplay e caricherò comunque dei gameplay più moderni, quindi giochi magari usciti negli ultimi anni, mentre su YouTube farò retro gaming, però attualmente mo stavo caricando un gameplay su Twitch, però è successo mo, mi è dato errore, non me l'ha fatto caricare, quindi vedrò un attimo come regolarmi. Fatto sta che qualcosina sia su YouTube che su Twitch farò uscire, per dire, io per YouTube mi sto già attivando, anzi penso comunque io su YouTube anche su lì ci porterò della roba moderna, però penso principalmente la porterò su Twitch se riesco, perché devo vedere un attimo, devo attivarmi su come caricare gameplay, devo. Io, raga, vi dico, per imparare, per dire, usare Sony Vegas, mi sto facendo un culo quanto giro domani, sto seguendo 1000 tutorial su YouTube, perché comunque il riscontro della qualità economica, voi non avete idea di quanto è buono. Se avete visto il mio gameplay di Super Mario Strikers. No, è vero, quello no, avevo fatto il secondo episodio editato su Sony Vegas, poi successi casini, non l'ho più caricato. Però, raga, per farvi capire, non prendiamoci per il culo alla fine dei conti. Sto ripetendo sì sempre la stessa frase, ma è così. Siamo bravi tutti a dire, bravi a parlare, a criticare, ma dietro il lavoro che si cela di uno YouTuber c'è altro, fidatevi. Voi lo YouTuber lo vedete come un personaggio pubblico. Oh, vabbè, ho acceso il computer senza volerlo. O praticamente voi lo vedete come un personaggio pubblico dove scherza, ride, ma dietro è umano, ha una sua vita personale.
che spende le proprie ore per portarvi quei 10-15 minuti di gameplay che vi porta giornalmente. Voi ancora non l'avete capito questo. Non per niente la community di YouTube Italia ormai è morta e sepolta da anni. Per questo motivo, perché c'è sempre il solito criticone di turno che pensa soltanto che il lavoro dello YouTuber è sì. Stai davanti alla PlayStation o all'Xbox o davanti al PC tutto il giorno e via. Potrei farlo benissimo per io. Vi giuro, io fossi il primo, se vi incontrassi o incontrassi una di queste persone, a dire: prego, mettiti a lavorare tu su YouTube. Fammi vedere cosa sai fare. Se poi riesci a guadagnare iscritti, il doppio dei miei iscritti, il doppio del lavoro che riesci a fare, il doppio dei miei iscritti, il doppio di tutto in minor tempo, per carità, tanto di cappello. Ma se vede che al primo lavoro, al primo editing, alla prima cosa, abbandona, allora sì che ci sarebbe da dire: te l'avevo detto. Oh no, ragazzi, dai, ragioniamoci. Io purtroppo per via di YouTube sono parecchio cambiato, sia nel carattere che proprio in generale. Cioè, sia in bene che nel male sono cambiato. Mi sono aperto sempre di più, ho conosciuto sempre più persone, ho fatto sempre molte più cose, però sono anche alle volte mi sono reso conto di aver sbagliato. È per questo che comunque io questo video l'ho deciso di fare. Perché, diciamo, voi non capite quanto. Io per dire, per me, non aver fatto lo speciale di Halloween mi ha dato una rabbia che voi non avete idea. Perché avrei voluto farlo. Cioè, e molti, diciamo, proprio nei commenti, sei tu il mio speciale di Halloween. C'è stato un ragazzo per fare lo spiritoso, per dire, che è lo stesso che mi ha lasciato il commento, il quale non faccio nome. Per essere corretto nei suoi confronti. Ma poi comunque, ripeto, l'idea del lavoro di YouTube perché devi essere aggiornato sempre coi tempi, devi portare sempre più roba, devi anche ragionare su quali contenuti, su quali serie fare, portare sempre delle idee più originali, cioè sincronizzarti tutto, avere roba di qualità. Cioè io il microfono, webcam, ok, la webcam lo ammetto, non è tosta neanche perché è presa ai cinesi. Però, cazzo, i video me li fa lo stesso come si deve. Non sarà sti 1080p full HD, 4K, però intanto mi permette di registrare con una buona qualità e si sente. O il microfono, voi sentite che la qualità audio è buona. O per dire le stesse cuffie, io queste ragazze le ho pagate poco, queste 30 euro, le ho cacciato 30 cazzo di euro per averle. Sono 3 anni che le possiedo e le continuo a sfruttare tuttora. Cioè, per farvi capire, io a livello di attrezzatura, voi ditemi, voi sì, ripeto, voi prendete la cosa di YouTube come uno scherzo, boh, il microfono, il PC è fatta. No, no, ragazzi, devi avere i soldi per. In un certo senso devi avere pure i soldi per fare certe cose. E io, fidatevi, da studente, perché sono ancora uno studente, squattrinato quale sono, io per farmi tutto questo mini impianto che vedete, con il quale registro ogni santo giorno, ho perso l'anima, ho perso letteralmente l'anima, tempo e soldi. Cioè, ho fatto 1000 sacrifici. Certo, alcuni degli oggetti poi è stato pure merito dei, diciamo, un po' in un certo senso del regalo del mio 18esimo, perché comunque sapete com'è, ho 18 anni, vengono spesso regalati soldi e quindi si sa. Però sempre che comunque ho messo molto tempo, perché se fossi stato un viziato figlio di papà, avrei avuto già il giorno dopo tutto questo, avrei avuto roba, avrei avuto PC da 3.000 euro con un microfono da 2.000, da 2.000 e da 250 euro. Cuffie che non avete idea. Invece no, io nel mio piccolo, con quei pochi soldi che possiedo, mi sono fatto piano piano l'attrezzatura e vi assicuro che la roba costa, la roba mi è costata. Detto questo, ragazzi, spero che chi ha un minimo di cervello e un minimo di comprensione capirà queste mie parole. Mentre chi praticamente la prenderà ancora così, come sfotto,
Allora, vuol dire che non ha capito niente di come gira il mondo, perché nessuno ti dà nulla, nessuno fa nulla per niente. Quindi alla fine dei conti, raga, io che vi devo dire? Comunque vedrò un attimino di regolarmi, perché avevo iniziato una bella serie su Twitch. Avevo iniziato, devo solo vedere un attimo come caricare la puntata, devo trovare un modo per non avere problemi. Vabbè, comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo come sempre lasciami un bel commento e un like, di continuare a iscrivervi al canale, di commentare, di condividere, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video futuro. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay.